Salve e benvenuti al nostro appuntamento consueto per raccontarvi un po' quella che è la nostra azienda in questo periodo in cui non riusciamo a frequentare le nostre amate fiere e i nostri amati incontri con i clienti. Oggi parleremo di un vino molto importante per noi, per la nostra azienda, ma soprattutto per il nostro territorio, Villa Magnadoc. Villa Magnadoc è un vino rosso, un vino da uve Montepulciano, che è il re dei vitigni, e soprattutto un prodotto che racconta molto del nostro territorio, un territorio ricco di produttori, un territorio ricco di passione per questo lavoro, ma soprattutto un territorio ricco a livello sia di vocazione, di aziende e soprattutto con un microclima straordinario che ha pochi eguali in circolazione. Villa Magna si estende su un totale di circa 12 km quadrati e pensate che oltre il 90% del proprio territorio è coltivato a uva da vino, quindi l'economia fondante del nostro paese e del nostro territorio. Questo ci ha dato la possibilità soprattutto di investire negli anni in quella che può essere sia la ricerca per migliorare le produzioni, ma soprattutto la qualità che può esprimere il territorio stesso. Villa Magnadoc a oggi è un prodotto ancora chiaramente poco penetrato sul mercato, proprio perché l'idea è quella di voler anche e soprattutto dare un prodotto di qualità che racconti un territorio nelle sue particolarità, ma soprattutto che esprima al massimo l'eleganza e la concentrazione del Montepulciano. Oggi andremo a degustare una vendemmia 2017, un 14 gradi, quindi comunque un vino che già di per sé ha una sua è caratterizzante. Pensate che il disciplinare Villa Magnadoc impone comunque un grado minimo alcolico per la certificazione pari a 13 per la versione tradizionale. Poi abbiamo anche la versione riserva che andremo a degustare in uno dei prossimi incontri, che addirittura ha un grado minimo di 13,5 per essere certificata. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che abbiamo basi di prodotto e di selezione del prodotto e dell'uva stessa che sono di altissimo livello. Già al colore, la Villa Magnadoc si presenta con un colore rosso rubino intenso, con dei buoni riflessi violacei, ma soprattutto anche al sapore troviamo un gusto avvolgente, nel nostro tempo che ci lascia una bocca piena ma non stucchevole, non cosiddetta, questi giorni sento anche felpata, quindi ci lascia una bella bocca, ma soprattutto ci permette anche di abbinare molteplici piatti. Chiaramente si consiglia una base carne, faccio l'esempio una bella bistecca piuttosto che una fiorentina, ma io personalmente azzarderei anche qui abbiamo il pesce azzurro e io lo consiglio spesso anche con un buon brodetto di pesce. Con il sugo, un buon prodotto di pesce all'abruzzese. Come detto, al naso ha un bel naso complesso, un bel bouquet, si apre con frutti rossi, considerate che è un'annata 2017, quindi è relativamente giovane, ma ha davanti una buona longevità, considerate che è un prodotto che può dare la sua massima espressione anche intorno ai 10-12 anni. Io una delle chiose per quanto riguarda la Villa Magnadoc che voglio comunicare è quella di potersi innamorare del nostro territorio, dei nostri paesaggi, di pensare a una visita nei nostri bellissimi luoghi sorseggiando un bel calice di Villa Magnadoc, perché la bottiglia può essere soltanto il collante che ci permette di stare insieme. Non è tutto qua dentro Villa Magnadoc, ma soprattutto è molto fuori, nella passione delle persone, degli agricoltori e delle aziende che ogni giorno si impegnano al massimo per portare questo bellissimo nome per noi Villa Magnadoc sia in giro per il mondo, ma soprattutto sulla vostra tavola. Alla vostra, e spero che ci verrete a trovare quanto prima qui a Villa Magna. Salute!